Siano dati due insiemi A e B. Allora, l'unione è data dagli elementi che appartengono ad almeno uno dei due. Sono, dovete immaginare sempre come, diciamo, c'è un universo in cui questi insiemi sono contenuti, l'universo X. Questo per vari motivi, ma insomma, possiamo anche sottintenderlo questo. Comunque l'unione di A e B è data dall'insieme che contiene gli elementi che appartengono ad almeno uno dei due. Già abbiamo incontrato questo almeno uno dei due come la O latina, vel, ad A oppure a B oppure a tutte e due. Cioè graficamente sono tutti quanti, quelli che stanno qua, quelli che stanno qua eppure quelli che stanno qua, che appartengono ad A ma non appartengono a B, appartengono a B ma non appartengono ad A, oppure appartengono a tutti e due. Abbiamo già incontrato casi di deterioramento del linguaggio. Il linguaggio è una lingua viva, quindi si spera che anche questo sia ciclico, che dopo un certo deterioramento la cosa si riprenda, ma diciamo nell'ultimo secolo la lingua italiana si è parecchio deteriorata. Già ci sono alcune cose che in altre lingue esistono, alcuni concetti in altre lingue esistono e in altre, nella nostra lingua no. Per esempio, un periodo di 24 ore a partire da adesso. Da adesso, oggi adesso sono le 3 e qualcosa, 3 diciamo e 20. Dalle 3:20 di adesso alle 3:20 di domani, come si chiama? Giorno è ambiguo, perché giorno è si intende, potremmo anche dire, però normalmente si intende il giorno solare, cioè che parte alle 00 e finisce alle 24, non è molto preciso, non c'è un termine preciso che lo definisca, o quantomeno non c'è un supporto molto forte all'idea che il giorno, se non specifico solare, inizia nel momento in cui lo dico e finisce 24 ore dopo. Per esempio in russo c'è sutok, è il termine, il periodo di 3 sutki, 72 ore. Noi lo possiamo dire per le 24 ore, le 48 ore, 72 ore, così diciamo in genere quando vogliamo essere precisi. Ma lasciamo stare questi, invece ci sono altri casi. Questi, vabbè, qui è una eventualità, però queste eventualità sono rare. Molto spesso la parola italiano c'è, ma o nessuno la sa o nessuno la usa. Allora, la seconda cosa è ancora più probabile, cioè un cibo, come ti fanno assaggiare un cibo, come dici? Com'è? Ti ha fatto qualcosa di male quel cibo, è cattivo, ti ha picchiato, ti ha... Ma che significa dire che un cibo è buono? Delizioso. Delizioso, saporito, gustoso, ce ne stanno tanti di aggettivi. Ma perché ridurre tutto a buono? È un evidente deterioramento del linguaggio. Allora, i gladiatori con che combattevano? Già qua. Era una spada, era un gladio o era una daga? La spada corta, larga, si chiama daga. Il gladio, gladiatori, era quella... No. È un po' più lunga. Ma non è lunga quando la spada. Poi ci sta la sciabola, poi ci sta la scimitarra, poi ci sta lo spadino, quelli che c'hanno quelli dell'Accademia di Pozzuoli e quant'altro. Voglio dire, oggi come oggi è tutto spada. Nel termine gladiatori, per fortuna, c'è l'inizio della parola gladio, quindi là ci siete arrivati. Però, quindi, da questo punto di vista, e questo purtroppo è un fenomeno che, diciamo, non riguarda magari solo la nostra lingua, però c'è stato. Matematica, per fortuna, e qua
i latini ce l'avevano aut e vel, e noi invece tutto ho. Però per fortuna in matematica si danno le definizioni, quindi i termini significano quello e quello devono significare, punto e basta. Qui è invece l'intersezione di A e B. A intersecato B è l'insieme degli x del nostro universo, tali che x appartiene ad A e contemporaneamente x appartiene a B. Quindi l'intersezione è solo quella che vado a riquadrettare. Allora, per gli insiemi di cardinalità finita, scrivere così o scrivere cardinalità di A è la stessa cosa. Attenzione che per gli insiemi invece, quando faremo l'anno prossimo, le due stanghette indicano più proprio, diciamo, indicheranno la misura. Qua invece indicano la cardinalità. Stiamo parlando di insiemi con un numero finito di elementi. Quando scrivo minore di più infinito vuol dire che questa cardinalità è finita, cioè l'insieme possiede un numero di elementi. Anzi, quando voglio dare una definizione metto due punti uguali. Questo è come scrivere, o scrivere due punti uguali o scrivo uguale col def sopra, è la stessa cosa. Anzi, è più preciso perché i due punti stanno dalla parte della quantità che si va a definire. Quindi potrei anche usare uguale due punti, però in quel caso la quantità che vado a definire sta a destra. Ok? Invece quando scrivo uguale per definizione, la quantità che vado a definire per convenzione sta sempre a sinistra. Quindi uguale def o due punti uguali è la stessa cosa. Ok? Allora, la prima domanda è: se scrivo così siamo tutti d'accordo? O no? Allora, vediamo un po'. Siccome stavolta c'è una certa... Quanti pensano sì? Due persone. Quanti pensano no? Una decina. Quanti non pensano? Tutti gli altri. Quindi abbiamo visto che su 60 persone, quanti siete? No, 60. Non li ho contati, li devo contare. Anzi, prima che poi tanto sicuramente un po' me lo chiedono. Vi conto un attimo. No, quelli in fondo là non l'ho contato che stanno facendo tutt'altro. Insomma, siete più di una cinquantina. Allora, abbiamo visto che su una 50 dei dispari, allora due pensano che valga questa formula, una decina pensano che non valga e più di 40 non pensano. Quale fallacia logica ho usato? In realtà ho usato la fallacia, per dire non pensano, ho usato una fallacia logica, vi sto sfottendo, nel senso che ho dato solo tre possibilità. Alzo la mano per l'altra cosa, quindi ho pensato all'altra cosa. Non alzo la mano, quindi non penso. Non alzo la mano, ho paura di alzare la mano. Anche no. Quindi, diciamo, in realtà tra quelli che non hanno alzato la mano, però c'è, diciamo, più di 40 non se la sostenete alzare la mano, va bene così? Però era giusto ascolto, perché eravate stati invitati a prendere una posizione. No, questa è giusta. Allora, la cardinalità di A. Allora, mettiamo tutti gli elementi, mettiamo un po' di elementi. Allora, vicino a ogni elemento ci mettiamo una stanghetta
per indicare, allora, A conta tutti quelli di A, allora, U, una crocetta. Ah, scusate, questi erano quelli di A, adesso segno quelli di B. Quando segno quelli di B e devo quelli dentro, li ho raddoppiati, quindi li ho contati. Adesso invece tolgo 1 solo a quelli di A intersecato 1. E come vedete, ho rimesso le cose a posto. Quindi la cardinalità dell'unione, se preferite la cardinalità dell'unione più la cardinalità dell'intersezione, fa la cardinalità di A più la cardinalità di B. Quindi se io ho un insieme di 5 elementi, un insieme di 7 elementi e so che l'intersezione fa 3 elementi, l'unione quanti elementi farà? La cardinalità di A fa 5, la cardinalità di B fa 7, la cardinalità dell'intersezione fa 3. 9. 5 più 7 fa 12, meno 3, 9. Sarebbe questa situazione qua. Qua, 3 intersezioni e 2 dall'altra parte. Ok. Facciamolo con 3 insiemi. La cardinalità di A unito B unito C. Allora, cominciamo a fare cardinalità di A più cardinalità di B più cardinalità di C. Ci lascio sempre un più, in realtà qua sarà un meno, perché continua, perché sennò fare la foto e poi dire la formula sbagliata. Allora, mettiamo un po' di elementi. Ok, allora facciamo quelli di A. Poi andiamo a fare quelli di B. Adesso andiamo a fare quelli di C. In maniera giusta, corretta, quelli nelle intersezioni sono stati sopra stimati. Allora cominciamo a togliere, però no, per beccare questi devo fare l'intersezione tra C e B, beccare questi fare l'intersezione tra A e B, per beccare questi fare l'intersezione tra A e C. Quindi togliamo le intersezioni a 2 a 2. Chiaro? Allora, cominciamo e poi ci mettiamo più. Allora, vediamo un po'. Cominciamo a togliere l'intersezione tra A e B. Allora, dobbiamo togliere una crocetta qua e una crocetta qua. Poi cominciamo a togliere l'intersezione tra A e C. Dobbiamo togliere una crocetta qua, una crocetta qua, una crocetta qua e poi questo qui sta anche dentro A e C. Poi dobbiamo togliere l'intersezione tra B e C. Allora, dobbiamo togliere una crocetta a questi elementi qua
è un'altra crocetta questa lamentela. Sorprendentemente, allora, questi li abbiamo messi a posto, quelli che stavano in intersezione a 2 a 2, ma io, quelli che stavano in intersezione a 3 a 3, prima li avevamo contati 3 volte e poi stavolta li abbiamo tolti 3 volte, quindi siamo di nuovo tornati a 0. Quindi cosa dobbiamo aggiungere? Oh, adesso se ne ho 4 senza fare la dimostrazione poi la facciamo nel caso generale. Che devo fare? Cardinalità di A più cardinalità di B più cardinalità di C più cardinalità di B meno A intersecato B meno A intersecato C meno A intersecato D sempre cardinalità di meno B intersecato C meno B intersecato D meno C intersecato D e sto 6 perché 4 su 2 fa 6 più A intersecato B intersecato C più A intersecato B intersecato D più A intersecato C intersecato D più B intersecato C intersecato D meno A, B, C, C intersecato C, scriviamo un po' più stretto, meno A intersecato B intersecato C intersecato. Se ci provate vedete che questa è giusta, provate con le solite croci. Beh, adesso come si dice qui casca l'asino, siamo in grado di enunciare la stessa cosa con un numero qualunque di insiemi? No, qua l'induzione poi sarà la dimostrazione che sia vero. Intanto enunciamo. Allora, io devo fare l'unione per J che va da 1 fino a N di A con J e devo calcolarne la cardinalità. Sto sempre parlando insieme di cardinalità finita. Allora, prima che cosa si devono mettere? Oh, secondo... Allora, questo che significa? È la cardinalità di A1 unita a 2 unita a 3 unita a N, che è l'unione di tutti quanti. Qui che ci abbiamo scritto? La sommatoria delle cardinalità singole. Poi ci dobbiamo togliere cosa? L'intersezione a 2 a 2. Come si fa l'intersezione a 2 a 2? Sommatoria I maggiore di 1 maggiore o uguale di 1 minore di J minore o uguale di N. Queste sono le combinazioni. Quando fate questa sommatoria in informatica state facendo le combinazioni di N elementi a 2 a 2 come indici, perché vedete l'ordine è fissato, l'ordine non conta, perché allora I uguale a 2 e J uguale a 3 comparirà solo una volta, ok?
e qua ci devo mettere AI intersecato a J. Più qua dovrei fare sommatorio per i maggiore o uguale di u, minore di j, minore di k, minore o uguale di n, a i intersecato a j intersecato a k, e poi continuare. Ah, e quelle sono intersezioni a 3 a 3. Tuttavia, sta formula non è bella, cioè, oltre che non è bella, non è formalmente corretta, perché prima di tutto qua sto supponendo che almeno stiamo parlando di intersezioni di almeno 3 insiemi. E vabbè, fino a qua ci potrei, cioè l'unione di almeno 3 insiemi, ci potrei passare sopra, perché se non erano almeno 3 non usavo questa formula, usavo quella di prima, che era più semplice. Però il problema continua così fino a quando? Quando mi fermo? Non è generalizzato. Non è che non è generalizzato, non è spiegata bene. Perché in realtà io so quando mi devo fermare. Mi devo fermare quando gli indici sono n. Ma allora come faccio con gli indici? Questi sono 2. Questi sono 3. E poi devono essere n. No, dico, ma quando... Per fermarmi devono essere n. Come faccio a riconoscere che sono n per potermi fermare? Li devo contare. Allora... io devo scrivere così: somma per h che va da 1 fino a n, di somma per j1 maggiore o uguale di 1 minore o uguale di j2 minore stretto di j2 minore stretto di gh minore o uguale di n, di meno 1 alla h meno 1 per cardinalità di a j1 intersecato a j2. Non stiamo alla sigla, eh? Intersecato a JH. Allora, vediamo un po'. Purtroppo questa è la formula corretta. Oh, bisogna imparare a saperla leggere la matematica, a saperla leggere e a saperla scrivere. Voi quando imparate l'italiano piuttosto che l'inglese, piuttosto che un'altra lingua, imparate a leggere e scrivere. E pure in matematica dovete leggere e scrivere. D'altro canto, questo mi aiuta pure in informatica. Perché questa la potete tradurre in un listato di informatica, quella no. Allora mettiamo h uguale a h, quant'è? 1. Allora qua h1 vuol dire che ci sta un solo elemento, j1. J1 va da 1 fino a n. Meno 1 dipende solo dall'h, h è uguale a 1, 1 meno 1 fa 0, meno 1 fa 0 fa 1, quindi il primo segno è positivo. E qua qui ci sta aj1, aj1 va da 1 fino a n, quindi ci sta questa somma qua. O lo chiami j, o lo chiami j1, è la stessa cosa. Mettiamo h uguale 2. Se h è uguale a 2, qua stiamo usando j1 minore di j2 minore uguale di n. Ok? 2 meno 1 fa 1, meno 1 alla 1 fa meno, quindi la seconda somma viene col meno, e poi c'è somma, ci sono due indici, J1 e J2, e devo fare AJ1 intersecato a J2 e cardinalità. AJ1 intersecato a J2 e cardinalità. O lo chiami EJ, o lo chiami J1 e J2, è la stessa cosa. La terza somma, AJ1 intersecato a J2 intersecato a J3, sono tre indici, la quarta sono quattro indici, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima sono n indici. Ok? E siccome sono ordinati, gli indici sono per forza
1, 2, 3, n. Che l'unico modo di avere n indici, uno minore dell'altro, è avere tutti quanti una sola volta. Non so. Quanti elementi ci stanno in questa somma qua, nella somma interna? Questi elementi sono n su a. Cioè, far variare, fate un programmino di informatica, for j1 uguale 1 to n, poi nest dentro qua, fate for j2 uguale l'indice precedente più 1 to n, for j3 uguale j2 più 1 to n, for j4 uguale j2, fate nel, all'interno di tutti i cicli ci mettete più somma, partite da 0, fate somma uguale somma più 1, fate girare il programmino, alla fine vi esce esattamente n su h, il numero di combinazioni di n oggetti h. Quindi quando noi di questi indici ne fissiamo h, qui nella sommatoria ci saranno esattamente le n su h, per esempio n su 2, in questo caso 4 su 2, cioè 6 intersezioni a 2 a 2, poi ci saranno le 4 su 3, le 4 intersezioni a 3 a 3, poi ci saranno le 4 su 4, cioè l'unica intersezione a 4 a 4, se n è uguale a 4. Se n è un numero generale, ci saranno tutte le intersezioni, le n su h intersezioni di n oggetti ad hh, e verranno alternativamente presi con il più e con il meno come cardinalità. Ma l'argomento come si chiama nel caso in cui... L'argomento di che? Questo qua. Questo qua si chiama principio di inclusione e esclusione. Chiaro? Ok. Allora, 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 questo principio di inclusione e esclusione va dimostrato. Vabbè, per adesso non dimostriamo, e se no rovino tutto quello di buono che ho fatto fino adesso, perché una cosa già è tanto se vi entra in testa. Lasciamolo da parte per il momento, poi vediamo se dimostrarlo lunedì. Invece, voglio dimostrare quest'altra cosa. Questa qui si chiama formula del binomio di Newton. Del binomio di Newton. Per semplicità, allora ragazzi,
cerchiamo di capire che un minimo di autodisciplina ci vuole per passare all'università. E purtroppo qua non è che ci sono interrogazioni programmate o altre cose, quindi diciamo, se vi sapete amministrare riuscite a fare qualcosa, se no no. Allora, per semplicità supponiamo che vi sia diversi a zero, altrimenti non uso, se sono zero la, diciamo, io devo fare la potenza della somma A più B alla N. Chiaramente se A oppure B è 0, non ho bisogno di questa formula, perché faccio direttamente A alla N oppure B alla N. Allora dico che questa è uguale alla somma per K che va da 0 fino a N di N su K A elevato alla K per B elevato alla N. Allora, la dimostrazione, tra l'altro, grazie al lavoro che abbiamo fatto stamattina, la dimostrazione che vi faccio adesso non è quella classica che trovate sul libro ed è più semplice. Considerate il seguente triangolo di Tartaglia modificato. Ah, qua ci metto sempre uno. Qua ci metto sotto, non ci metto a 1 e 1, ma ci metto B e A. Cioè ogni volta, stavolta il termine di vabbè, qua ci metterò B quadro, qua ci metterò 2AB e qua ci metto A quadro. Intendo dire che prima di sommare i termini sopra, cosa faccio? Li moltiplico, quando vado verso sinistra li moltiplico per B e quando vado verso destra li moltiplico per A. Facciamolo ancora una volta, B cubo 3B quadro A, o 3AB quadro, 3A quadro B A cubo. Allora, se ci fate caso, se ci togliete tutte le lettere è di nuovo il triangolo di Tartaglia, quindi è una specie di triangolo di Tartaglia modificato, quindi è stato un po' sofisticato. Allora, facciamo la somma della riga 0, S0 fa 1, la somma della riga 1 fa A più B. La somma della riga 2, vabbè, se fate A più B al quadrato e se, diciamo, e raccogliete i due termini uguali alla B, vedete che è uguale a questa. Ma A più B al quadrato, scusate. S3, allo stesso modo, se la andate a calcolare, sarà A più B al quadrato. Adesso, perché vale questo? In effetti, questo si può dimostrare però, perché ogni termine della somma precedente, diciamo Sn più 1 a quanto è uguale? A Sn per B più Sn per A, perché i termini che stanno sopra, nella riga sopra, intervengono due volte nella somma di sotto. Una volta quando lo diciamo, perché sta in testa a quello che sta alla sua sinistra, e una volta perché sta in testa a quello che sta alla sua destra. Quindi quando lo mando verso sinistra, quel termine sarà moltiplicato per B, metto B in evidenza, lo faccio per tutti i termini e sarà B per Sn. Quando li mando verso destra, per lo stesso motivo sarà A per Sn. A questo punto metti in evidenza S con N e rimane S con N per A più B. Questo per ipotesi induttiva è A più B alla N, l'abbiamo verificato almeno fino a 3, per A più B un'altra volta diventa A più B alla N più 1. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che la somma, che se la somma della riga ennesima fa A più B alla N, la somma della riga N più unesima fa A più B alla N più 1. Quindi questa uguaglianza è vera per ogni
n. Quindi io posso dire che b alla n più n b alla n meno 1 a b alla n meno 1 più n 2 a quadro b alla n meno 2 più a alla n è uguale a sn che è uguale ad a più b alla n. Se ci fate caso, questa è esattamente l'uguaglianza che devo dimostrare. Perché? Allora, attenzione, io ho semplicemente riletto la riga ennesima. La riga ennesima come funzionava? I termini letterali scendevano da b alla n, poi ogni volta che vi spostate verso destra compare una a e scompare una b. Quindi il primo termine b alla n, il secondo è b alla n meno 1, a quadro b alla n meno 2, eccetera eccetera. I coefficienti davanti chi sono? Se prendete a uguale a e b uguale 1 a 1, ritrovate il triangolo di Tartaglia. E allora chi erano i termini del triangolo di Tartaglia? I termini del triangolo di Tartaglia erano esattamente n su k. Quindi questo era n0 che fa 1, il successivo era n1 che fa n, il terzo era n2, il terzo era n. Perché? Perché sulla riga ennesima del triangolo di Tartaglia abbiamo già dimostrato che il primo coefficiente è n0, il secondo è n, il terzo è n2, il quarto è n3, perché siamo sulla diagonale 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quello l'avevamo già dimostrato stamattina. Che cos'è? Vedete? Questa somma, se la voglio riscrivere, non è altro che la somma per k che va da 0 a n, chi è k? La potenza di a. Qua c'è coefficiente davanti a n su k, k0, k1, k2, eccetera. Poi c'è a elevato a k, b elevato a n, che è esattamente quello che volevamo dimostrare. Vediamo un po'. No, ci stanno ancora 3-4 minuti di discussione. Quindi, questa formula è stata dimostrata. In verità c'è un'altra dimostrazione, quella classica, più o meno è la stessa cosa, soltanto che viene fatta direttamente ricorrendo al principio di induzione, ed è istruttiva anche per altre cose, però per adesso l'ho fatta in questo modo perché diciamo la trovo più facile da comprendere. Questa è? Lì. Dove? Sn è uguale sì. N arrivati alla fine più avanti sì. Sto rileggendo i termini più avanti allora. Ancora dove c'è alla seconda b alla n meno 2 sì. Alla seconda sarebbe n meno 1 no alla 0 alla 1 alla 2 n n meno 1 n meno 2 cioè sale una potenza di a e scende una potenza di b corrispondentemente qua il coefficiente è n su 0, coefficiente ordinale, n su 1, se vuoi scriverlo così, n su 2, n su 3, l'ultimo è n su n, che fa 1. Alla fine lo puoi riscrivere in questo modo. Se scrivi per esteso, diciamo... scusa. Metti k uguale a 0, viene n su 0, a alla 0 che fa 1 per b alla n, e continua questo termine. Metti k uguale a 1, viene n su 1, a alla 1, b alla n meno 1. Metti k uguale a 2, n su 2, a alla 2, b alla n meno 2. Quando arrivi a k uguale a n, viene n su n, a alla n, b alla 0 che fa 1. Ah, come si controllano le sommatorie, tutti diciamo quelle... formule, questo è un problema che vi, diciamo, vi riguarderà molto sia in matematica sia in informatica, perché no, un listato corretto in informatica non lo riuscite a organizzare un programma correttamente. Se dovete fare una sommatoria per allora io ho una sommatoria descritta per esteso, voglio ricorrere a una formula,
Allora, la formula scrivo sommatoria, poi ci metto degli indici che variano, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vado a controllare? Vado a controllare che i primi 3-4 termini siano giusti, che l'ultimo sia giusto. Perché in realtà, perché i primi 3-4 termini siano giusti e che l'ultimo sia giusto? Il primo lo vado a controllare per capire che la sommatoria inizia esattamente allo stesso punto, l'ultimo per capire che finisca esattamente allo stesso punto, il secondo, il terzo, il quarto li vado a controllare per vedere che li sto prendendo con lo stesso ritmo, non sto prendendo per esempio uno sì e uno no. Diciamo, quando ho fatto quello, sostanzialmente vuol dire che l'espressione letterale che ho trovato al 99.5% è giusta, anzi al 99.9%. Ok?